Buonasera a tutti voi, bentrovati alla città di Vittoria, alla cerimonia di premiazione, pensate, l'11ª edizione del premio nazionale letterario della critica Ninfa Camarina, città di Vittoria 2008. Ed è per noi davvero un onore essere in vostra compagnia in questa splendida cornice, quella offerta dal Museo regionale di Camarina. Troviamo certamente l'ispirazione giusta per ritrovarci questa sera e per dare con un applauso anche un saluto a quanti ci seguono attraverso la televisione, attraverso il canale 842 di Sky. Buonasera anche a voi che comodamente dalle vostre poltrone potete seguire questo grande evento culturale giunto appunto all'11ª edizione al Museo regionale di Camarina. Intanto dei ringraziamenti in apertura sono assolutamente d'obbligo perché si tratta di un'organizzazione complessa alla quale lavorano molte persone e supportata dagli enti territoriali ma anche da quelli regionali. Quindi un grazie alla Regione Siciliana, Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali della pubblica istruzione, grazie naturalmente al Museo regionale di Camarina, padrone di casa il direttore, l'architetto Aldo Spataro, che vorrei ringraziare subito per la disponibilità concessa all'organizzazione di questo premio, e poi naturalmente le autorità presenti, cominciamo con il padrone di casa e la città di Vittoria, l'avvocato Nicosia, il sindaco. Buonasera sindaco, ben trovato. Devo dire che noi a casa a Vittoria ci sentiamo sempre un po' di casa, è proprio così, perché l'accoglienza e l'ospitalità in questa città ipparina, regno del liberty, dei prodotti agroalimentari e del vino è davvero assicurata. Un ringraziamento anche al Consiglio Comunale rappresentato dal Presidente Luigi D'Amato, grazie anche a lei, benvenuto. E naturalmente un ringraziamento all'assessore comunale al turismo Luciano D'Amico. Grazie anche a lei per aver reso possibile questo premio. Appunto, 11 anni, quando gli organizzatori hanno realizzato questo premio certamente non hanno lasciato nulla al caso e nulla è stato dettato un po' così dalla passione per il momento. Loro avrebbero voluto organizzare un evento che fosse fortemente correlato con il territorio. E in effetti così è stato, ci sono riusciti in pieno, perché la città di Vittoria, perla del liberty, come detto prima, è anche terra avvocata per quanto riguarda l'agricoltura, insiste nell'area dell'antica città greca di Camarina, cantata dal poeta greco Pindaro nelle odi olimpiche che avete sentito grazie all'interpretazione di Lucia Sardo, nei versi cioè dedicati a quell'atleta camarinese che vinse i giochi olimpici. Scrive Pindaro di lui: fece più grande o ninfa Camarina la tua città. E dopo guerre devastanti, Camarina risorse al meglio, vennero realizzati templi, santuari, l'agricoltura subì un impulso e ci fu una grande ondata di democrazia che naturalmente agevolò anche la cultura. E dunque Camarina, la ninfa oceanina, rappresentata navigante sulla sacra palude a dorso di un candido cigno, venne elevata attraverso la monetazione di questa città greca come simbolo sereno e poetico di pace e di prosperità, una prosperità che non era soltanto economica e commerciale, ma anche nelle arti, nella cultura. Camarina ebbe poeti e scrittori che hanno parlato di essa, ma anche Vittoria, una città che è sempre stata incline alla cultura. Da qui appunto il premio di poesia che e di letteratura che nelle prime 10 edizioni venne dedicato a opere di narrativa inedite nazionali. Poi quest'anno un'importante svolta, il premio diventa biennale per dargli una forza maggiore e muta anche la denominazione, come detto, premio nazionale letterario della critica. Originale, pensate, anche il sistema di valutazione degli scritti, non più una giuria tradizionale, bensì le recensioni già pubblicate nel biennio precedente che importanti testate giornalistiche, radio-televisive della carta stampata hanno dedicato a quegli autori che poi vengono prescelti e naturalmente premiati. Secondo gli organizzatori, ma sono d'accordo anche io, si tratta, non credete, di un maggiore senso di trasparenza dovuto al premio, perché le recensioni sono già scritte e poi queste giurie cambiano di volta in volta, così come cambiano appunto le testate scelte. E quest'anno gli scritti sono firmati da colleghi di Panorama, L'Espresso, Io Donna, La Repubblica delle Donne, e dunque possiamo dire che anche dal punto di vista giornalistico il premio assume, come dire, una valenza davvero importante. Quindi tanto un applauso a queste testate giornalistiche che hanno permesso attraverso i loro scritti poi di selezionare appunto le opere in questione. Grazie ancora.
dunque le tre sezioni del premio, quello nazionale della critica Ninfa Camarina, il premio Ninfa d'Argento alle personalità siciliane che si sono particolarmente distinte e poi il premio Virgilio Lavore di cultura classica. E adesso un applauso a Lucia Sardo che avete già sentito, all'ensemble del Mediterraneo, l'ensemble Mediterraneo che abbiamo già avuto modo di apprezzare, con la quale ci soffermeremo subito perché c'è un'altra realizzazione dedicata al pubblico della cerimonia di premiazione. Intanto l'ensemble Mediterraneo è composto da giovani che studiano con passione e con amore la musica, li avete già sentiti, al flauto traverso abbiamo Chiara Scuces, ai violini Francesca Gruccione, Cecilia Raunisi, Tania Ruggeri, alla viola Raffaele Buscema, violoncello Laura Verde e poi al pianoforte Maria Concetta Rosa, che insieme compongono il duo Chromatique, sono comunque concertiste di professione, e poi il contrabbasso lo vediamo Ennio Maltese. Un applauso a loro, così annunciamo il brano che ci terrà subito compagnia, Grand Walzer di Giuseppe Verdi, lo abbiamo anche sentito nel Gattopardo, e dunque ensemble Mediterraneo per il pubblico del premio Camarina. A voi, grazie.